questo video risolveremo questa disequazione logaritmica in cui compare il valore assoluto di una quantità ed esattamente l'argomento del logaritmo a primo membro. Come sempre, quando abbiamo una quantità in valore assoluto, distinguiamo i due casi nei quali, togliendo il modulo, questa può essere positiva o negativa. Allora, scriviamoci il primo caso e quindi consideriamo la quantità in modulo positiva. X meno 1, 2x fratto 2x più 1 maggiore di 0. Questo significa che per quanto riguarda il numeratore abbiamo x meno 1 positivo per x maggiore di 1. Per quanto riguarda il denominatore, 2x più 1 maggiore di 0 per x maggiore di meno un mezzo. Giusto per stabilire i limiti del caso in cui ci troviamo, facciamo il grafico e quindi meno un mezzo e 1. In questo caso considero strettamente maggiore di 0, il caso in cui tolgo il modulo e considero la quantità di modulo positiva perché la troviamo come argomento del logaritmo e l'argomento sappiamo che non può essere mai uguale a 0. Ma deve essere strettamente maggiore di 0. In caso non fosse l'argomento di un logaritmo, naturalmente nel primo caso ingloberemo anche l'uguaglianza a 0 e quindi dovremmo scrivere maggiore o uguale 0. Allora, numeratore positivo per x maggiore di 1, e quindi siamo qui, denominatore positivo per x maggiore di meno un mezzo. E quindi siamo qui. Qui è positivo, qui è negativo e qui è positivo. Quindi questo primo caso si risolverà quando x è minore di meno un mezzo e quando x è maggiore di 1. Cioè poi dovremo confrontare le soluzioni ottenute con questi intervalli che stiamo considerando. Allora, procediamo con la risoluzione della disequazione. A questo punto togliamo il modulo e consideriamo la quantità in modulo positiva e quindi logaritmo in base 1 mezzo di x meno 1 fratto 2x più 1. Mettiamoci delle parentesi tonde ad indicare che si tratta dell'argomento del logaritmo. Possiamo portare il logaritmo a secondo membro a primo membro e scrivere meno logaritmo in base 2 di 4x al quadrato meno 1 maggiore di 2. Ora dobbiamo scrivere le condizioni di esistenza dei logaritmi che compaiono nella disequazione. Allora, per quanto riguarda il primo logaritmo, scriviamo qui primo logaritmo. Le condizioni di esistenza sono quelle per cui l'argomento è positivo e siccome togliendo il modulo, considerando appunto il primo caso positivo, otteniamo la stessa frazione algebrica che avevamo avuto nella discussione del primo caso, possiamo concludere che x meno 1 fratto 2x più 1 è positivo quando x è minore di meno un mezzo e x maggiore di 1. Per quanto riguarda il secondo logaritmo, ci accorgiamo che è la differenza di due quadrati l'argomento del secondo logaritmo. E, precisamente 2x più 1 per 2x meno 1. Questo lo dobbiamo porre maggiore di 0. Quindi avremo due radici per quanto riguarda il primo membro, queste sono x uguale a meno un mezzo, x uguale a un mezzo. Sappiamo che vedendolo come un trinomio di secondo grado col termine in x mancante, questo è positivo quando la x è esterna, assume valori esterni alle radici, quindi possiamo scrivere x minore di meno un mezzo e x maggiore
di un mezzo. Ora, mettendo a sistema queste soluzioni con quelle del primo logaritmo, vediamo che sono entrambe verificate quando x è minore di meno un mezzo e x maggiore di 1, che coincidono tra l'altro con il campo, con l'intervallo che stiamo considerando del primo caso del modulo. Ora, come prossimo passo, bisognerà ridurre i due logaritmi che troviamo nel primo membro alla stessa base. In questo caso, secondo me conviene cambiare di base il secondo logaritmo e portarlo a base un mezzo. Sappiamo che quando facciamo questa operazione dovremmo scrivere la formula del cambiamento di base e quindi scrivere che il logaritmo in base 2 di 4x al quadrato meno 1 è uguale al logaritmo in base 1 mezzo di 4x al quadrato meno 1 fratto il logaritmo in base 1 mezzo di 2, ma il logaritmo in base 1 mezzo di 2 lo possiamo scrivere come logaritmo in base 1 mezzo di 1 mezzo alla meno 1, portare il meno 1 fuori dal logaritmo e quindi ottenere al denominatore meno logaritmo in base a 1 mezzo di 1 mezzo che è 1 e quindi in definitiva cambiare solamente il segno al logaritmo e quindi la trasformazione mi darà logaritmo in base a 1 mezzo di 4x al quadrato meno 1 maggiore di 2. Ora, visto che abbiamo due logaritmi nella stessa base e abbiamo una somma, sappiamo che la somma dei logaritmi è uguale al logaritmo del prodotto e quindi possiamo scrivere che il logaritmo in base a un mezzo di x meno 1 fratto 2x più 1 che moltiplica. Adesso dovremmo scrivere 4x al quadrato meno 1, ma ce lo scriviamo scomposto, e quindi 2x più 1 per 2x meno 1 maggiore di 2. Questo è tutto l'argomento del logaritmo. Possiamo semplificare 2x più 1 a denominatore con 2x più 1 a numeratore e scrivere che il logaritmo in base a 1 mezzo di x meno 1 che moltiplica 2x meno 1, tutto argomento del logaritmo, è maggiore di 2. A questo punto dovremmo anche scrivere le condizioni di esistenza del logaritmo che otteniamo, ma queste qua coincidono con quelle che avevamo già ottenuto in precedenza, e cioè con queste qua, in quanto qua abbiamo che le condizioni di esistenza di questo argomento sono x minore di un mezzo e x maggiore di 1. Ripeto, facciamo il grafico che magari così si capisce meglio. Allora, per quanto riguarda il primo fattore abbiamo 1, per il secondo fattore abbiamo un mezzo. X maggiore di 1, x maggiore di 1 mezzo, qua è positivo, qua è negativo e qua è positivo. Però la fascia che
che dovevamo escludere era quella che andava da meno un mezzo a 1, e quindi questa fascia qua era da escludere fino qua. E quindi per le condizioni di esistenza ritroviamo quelle che ho messo in evidenza qui. Ci riscriviamo la nostra diseguazione, che è logaritmo in base un mezzo di x meno 1 che moltiplica 2x meno 1 maggiore di 2. Ora, qui è indifferente usare un approccio esponenziale oppure vedere il secondo membro come il logaritmo in base a un mezzo di un mezzo al quadrato. Facciamole, scriviamole tutte e due così vediamo come si può risolvere in entrambi i casi. Quindi un mezzo elevato al logaritmo in base a un mezzo di x meno 1 che moltiplica 2x meno 1 tutto argomento del logaritmo minore, in quanto le basi delle potenze che stiamo usando sono minori di 1, di un mezzo al quadrato. Quindi vederla così o vederla come logaritmo in base a un mezzo di x meno 1 che moltiplica 2x meno 1 minore del logaritmo in base a un mezzo di un mezzo al quadrato. E poi confrontare i logaritmi, gli argomenti dei logaritmi, visto che abbiamo due logaritmi che hanno la stessa base. Sappiamo che dalla prima il primo membro è uguale all'argomento del logaritmo, che possiamo confrontare direttamente con un quarto, cioè un mezzo al quadrato. È indifferente, quindi scriviamone allora qui in realtà il segno è ancora maggiore. Quando toglieremo gli logaritmi faremo il cambio del segno anche là. Quindi in definitiva possiamo scrivere che x meno 1, cioè che la nostra diseguazione logaritmica equivalente si è trasformata in x meno 1 che moltiplica 2x meno 1 minore di un quarto. Ora eseguiamo la moltiplicazione al primo membro, quindi abbiamo 2x al quadrato meno x meno 2x più 1, portiamo l'un quarto al primo membro, quindi meno un quarto minore di 0. Sommiamo i termini simili, 2x al quadrato meno 3x. Un quarto, 1 meno un quarto è più 3 quarti, minore di 0. Ora troviamoci le radici del trinomio a primo membro, quindi x1, 2 uguale 3 più e meno la radice quadrata di 9 meno 3 quarti per 2 per 4, e otteniamo 3 quarti per 2 fa 3 mezzi, 3 mezzi per 4 fa 6, e quindi 9 meno 6 fratto 4.
questa ci dà come prima radice 3 meno radice di 3 quarti e come seconda radice 3 più radice di 3 quarti. Allora qui abbiamo che 3 meno radice di 3 quarti è circa 0,5 e 3 più radice di 3 quarti è circa 1,18. Valori che ci servono poi per capire se saranno accettabili le soluzioni che otteniamo o meno. Allora, in questo caso la diseguazione ci chiede la negatività e quindi sappiamo che essendo il coefficiente del termine in x al quadrato positivo, avremo che la diseguazione sarà soddisfatta quando x è compreso tra i valori delle radici, quindi 3 meno radice di 3 quarti e 3 più radice di 3 quarti. Ora, confrontando le soluzioni ottenute, gli intervalli ottenuti con le condizioni di esistenza e anche con il caso in cui ci troviamo, esattamente il primo caso in cui consideriamo il modulo positivo, possiamo scrivere che facendo il grafico dobbiamo riportare meno un mezzo meno radice di 3 quarti 1 e poi 3 più radice di 3 quarti. A questo punto la diseguazione è soddisfatta nell'intervallo tra le radici, e mentre il nostro campo di esistenza era per x minore di meno un mezzo, x maggiore di 1. Vediamo che diseguazioni sono entrambe soddisfatte quando x è compreso tra 1 e 3 più radice di 3 quarti. Questo intervallo è accettabile anche per quanto riguarda il caso in cui ci troviamo, in quanto il primo caso prevedeva che la x era minore di meno un mezzo e maggiore di 1. Quindi questa è la soluzione della diseguazione logaritmica quando il modulo è considerato positivo. Andiamo ora a risolvere il secondo caso. Il secondo caso è quello per cui consideriamo il modulo negativo, quindi possiamo scrivere x meno 1 fratto, scriviamo secondo caso qui, x meno 1 fratto 2x più 1 minore di 0. Questo significa che riscriveremo la nostra diseguazione con il segno meno davanti al modulo, quindi logaritmo in base a un mezzo. Scrivere la diseguazione considerando la quantità in modulo negativa significa mettere un meno davanti a questa frazione algebrica, ma mettere un meno davanti a questa frazione algebrica significa anche lasciare un più e considerare 1 meno x invece che x meno 1, cioè moltiplico il numeratore per meno 1 e quindi possiamo scrivere 1 meno x fratto 2x più 1, tutto argomento del logaritmo, maggiore di 2 più
più logaritmo in base 2 di 4x al quadrato meno 1, tutto argomento del logaritmo. Allora, questo primo caso ci dà, facciamo un minimo di discussione anche del primo caso, un numeratore positivo per x maggiore di 1, denominatore positivo per x maggiore di meno un mezzo, anche se è banale facciamo il grafico così ci rendiamo conto. Allora, meno un mezzo, 1, numeratore positivo per x maggiore di 1, denominatore positivo per x maggiore di meno un mezzo. Positivo, negativo, positivo. La nostra disequazione ci chiede la negatività, quindi quello è il caso in cui x è compreso tra meno un mezzo e 1. Naturalmente potevamo anche evitare la discussione in quanto discendeva dal caso precedente, cioè se l'altro era per valori esterni a meno 1, a meno un mezzo e 1, quest'altro naturalmente dovrà essere per valori compresi tra meno un mezzo e 1. Questa era solo una conferma di quello che avevamo ottenuto prima. Procediamo con la risoluzione della disequazione. Allora, in questo caso le condizioni di esistenza del primo logaritmo prevedono che 1 meno x fratto 2x più 1 sia maggiore di 0. Questo succede quando il numeratore 1 meno x è minore di 1 e quando il denominatore 2x più 1 è maggiore di un mezzo, di meno un mezzo. Facciamoci sempre il grafico per chiarezza. Meno un mezzo 1, quindi abbiamo detto numeratore minore di un mezzo, di 1, scusate. Denominatore maggiore di meno un mezzo. Quindi quella frazione che rappresenta anche l'argomento del logaritmo è positiva quando x è compreso tra meno un mezzo e 1. Ora, come prima, procediamo con i calcoli per quanto riguarda la disequazione. Quindi portiamo a primo membro il logaritmo che abbiamo a secondo membro, cambiamo già la base e quindi portandolo a primo membro sarebbe meno logaritmo in base 2 di 4x al quadrato meno 1. Cambiando la base dobbiamo cambiare di nuovo il segno e quindi otteniamo più logaritmo in base un mezzo di 4x al quadrato meno 1 maggiore di 2. Ora sommiamo i logaritmi e sappiamo che la somma dei logaritmi è uguale al logaritmo del prodotto, avendo due logaritmi con la stessa base, quindi 1 meno x fratto 2x più 1 per, scomponiamo l'argomento del secondo logaritmo, scusate qui, 2x più 1 per 2x meno 1, tutto argomento del logaritmo maggiore di 2. Semplifichiamo e scriviamo che il logaritmo
logaritmo in base a un mezzo di 1 meno x per 2x meno 1, tutto argomento del logaritmo, è maggiore di 2. Ora, come prima, o eleviamo un mezzo ai membri, oppure scriviamo il logaritmo, oppure scriviamo 2 come il logaritmo in base a un mezzo al quadrato, otteniamo la disequazione equivalente 1 meno x che moltiplica 2x meno 1 maggiore di, scusate, minore di un quarto. Moltiplichiamo al primo membro, otteniamo 2x meno 1 meno 2x al quadrato più x, portiamo un quarto al primo membro, quindi diventa meno un quarto, minore di 0. Possiamo sommare termini simili e scrivere meno 2x al quadrato più 3x. Ora meno 1 meno un quarto fa meno 5 quarti, minore di 0. Ora moltiplichiamo tutto per meno 1 e riscriviamoci la nostra disequazione. Quindi moltiplicando per meno 1 otteniamo 2x al quadrato meno 3x più 5 quarti maggiore di 0. Il delta di questa del trinomio a primo membro è 9 meno 5 quarti per 2 per 4, quindi 10. Questo è minore di 0. Sappiamo in questo caso che essendo la richiesta positiva, la disequazione sarà soddisfatta per qualsiasi x appartenente ad R. Quindi per quanto riguarda ora le soluzioni, ci basiamo sulle limitazioni imposte dalle condizioni di esistenza, e queste dicevano che la disequazione aveva significato quando x era compresa tra un mezzo e 1. Ora uniamo i risultati, questo è il risultato ottenuto dal secondo caso, quando il modulo era considerato negativo. Uniamo i due casi ottenuti e vi ricordo che l'altro era x compreso tra 1 e 3 più radice di 3 quarti, e otteniamo in definitiva che la nostra disequazione in modulo di partenza è soddisfatta per x compreso tra un mezzo e 3 più radice di 3 quarti, e x però diverso da 1. Questa è la soluzione della disequazione di partenza. Grazie a tutti e alla prossima.